Ma come dici sempre di comprare terreni agricoli, che il business dell'agricoltura è un business interessante, che l'asset, quindi la risorsa cibo, è la risorsa migliore in assoluto, che quindi avere terreni è una cosa molto intelligente. Adesso ci dici di non comprare terreni agricoli? Perché? Lo scopriamo all'interno di questo video, che svelandoti alcuni segreti di questo settore che le persone non conoscono e spiegandoti alcuni errori che le persone commettono, ti salverò la vita se vuoi costruire la tua indipendenza grazie all'acquisto di un terreno per poi avviare i tuoi progetti di autosufficienza o se vuoi avviare un'attività agricola. Ciao intanto, benvenuto o benvenuta all'interno di questo video. Se non mi conosci, io sono Alessandro De Luca, il co-creatore di Rendita Agricola, che è una società di formazione ormai avviata da molti anni con migliaia di clienti, con la quale aiutiamo le persone a rendersi indipendenti e soprattutto a costruire un'autosufficienza alimentare, a costruirsi una rendita economica proveniente dall'agricoltura. Andremo ad analizzare proprio quali errori vengono commessi quando ci si appresta a costruire i propri bellissimi sogni di autosufficienza, di creazione di attività agricole e dobbiamo acquistare dei terreni. Nello specifico oggi parliamo di questo, perché ci farò anche degli esempi proprio pratici di persone reali che abbiamo aiutato a risolvere determinate problematiche, che avevano fatto degli errori dei quali si sono pentiti amaramente. Quindi ti spiegherò proprio delle cose reali, concrete, non le favolette. E sono abbastanza, diciamo, adirato nel dover girare questo video, perché è qualcosa di incredibilmente illogico, che comunque da anni, perché io sono 10 anni che lavoro in questo settore, che mi occupo di questa roba qua e che sono partito completamente da zero nei miei terreni a fare test eccetera eccetera, e poi 4 anni fa, dopo 6 anni di prove, esperimenti in campo eccetera, ho avviato un'attività di consulenza, dopo che era già 2 anni che avevo avviato una mia azienda agricola, avevo ottenuto risultati. Questo intanto per mettere bene in chiaro che quello che io dico non deriva dal sogno di qualcosa, oppure perché sono un agronomo, cosa che non sono e che non ci tengo ad essere, o i nostri agrotecnici interni all'azienda che si occupano delle cose specifiche per cui devono occuparsi, ma non danno consigli sulle aziende agricole se non ce l'hanno. Infatti gli agrotecnici all'interno della nostra realtà hanno un'azienda agricola, perché sennò non potrebbero dare nessun tipo di suggerimento, e questo è un altro punto molto importante che ti dovresti ricordare. Ma dicevo, mi rompe girare questo video perché lo so che c'è questo problema, lo so da anni, ci ho fatto altri video al riguardo, lo spiego in consulenza, lo spiego nei corsi eccetera eccetera, e nell'ultimo anno ero abbastanza felice perché questo problema non si era riposto davanti ai miei occhi, quando invece nell'ultima riunione svolta con i membri del nostro team, dove ho chiesto quali sono i problemi delle persone o quali sono le cose che non capiscono, quali sono ora principalmente le cose che stanno sbagliando, è venuto fuori il problema che ancora ci sono persone che pensano prima di dover comprare il terreno agricolo e poi di doversi formare. Questa è veramente un qualcosa di talmente tanto illogico che veramente, cioè, potrei chiudere il video dicendo: ragazzi, prima di fare qualcosa dovete capire come si fa. Finisce il video, ma non è così semplice, perché poi nella mente delle persone succede un caos incredibile, visto che non comprendono e non sanno quello che c'è dietro al settore agricolo, e si fanno infinocchiare da quelli che gli vendono le macchine, ai quelli che gli vendono i terreni, che gli mettono fretta, che gli dicono questo, che gli dicono quest'altro, e poi c'è il consulente agronomo che gli dice che quel terreno è bello, oppure parlano al bar e tutti a dire: beh, quel terreno, quello è bello, e loro allora, siccome, oddio, ora se non lo prendo mi scappa e perdo l'opportunità della vita. Non succederà questa cosa, perderete soltanto soldi se comprate terreni agricoli pensando di formarvi su YouTube. Oh mio Dio, ti prego, non fatemi spiegare questa cosa, perché è veramente assurda. Cioè, veramente assurda. Ci sono persone, alcuni di voi non ci crederanno, ma ci sono persone che pensano di spendere 50.000 euro di terreno, poi fanno i loro investimenti agricoli con le macchine perché gliel'ha detto l'amico agricoltore, poi siccome loro sono avanti e sono sostenibili metteranno la pacciamatura e allora penseranno di aver fatto il progetto agricolo, e poi siccome mettono le galline mobili eccetera allora fanno il progetto di, allora loro fanno la permacultura perché hanno messo queste cose qua, allora siccome fanno questo e siccome su YouTube
e sui blog ci sono le cose che ti spiegano l'agricoltura, allora loro avranno un'attività agricola splendente, saranno lì a fare meditazione davanti al loro bellissimo terreno con le persone felicissime di acquistare i loro prodotti. Non succederà questa cosa. È una favola. Non esiste se non ci si forma veramente, se non si fa gli imprenditori, se non si risolvono una serie di rotture burocratiche, se non si imposta un progetto che abbia un senso per riuscirci. Non significa che non è possibile, ho tantissimi clienti che l'hanno fatto, ma bisogna assolutamente svolgere delle attività prima di avviare tutta questa robina qua, perché altrimenti non funziona. E in primis c'è da capire se il terreno che stiamo prendendo, le quantità del terreno, l'esposizione, il grado di acidità o basicità del nostro terreno e via dicendo, sono adeguati per l'attività agricola che vogliamo andare a svolgere. Una marea di persone, un primo errore che voglio citare, poi faccio un po' di esempi, quello di: siccome mi dicono che ci vogliono i terreni, gli ettari incredibili e cose del genere, allora prendo ettari e ettari di terreno e ho speso una marea di soldi inutilmente che non saprò mai rivalorizzare. Non mi rendo neanche conto di tutto il lavoro che ho nel dover gestire determinate quantità di terreno. Faccio il sostenibile, ma tanto aro e freso, poi basta che metto l'hashtag agricoltura naturale. Questo è un grande trucco che si può utilizzare. Basta che mettete l'hashtag agricoltura naturale e state facendo agricoltura naturale, tranquilli, va bene così, ok, appostissimo, perfetto. Quelli intelligenti che capiscono che questa cosa non è vera, ok, attenzione, perché si compra più terreno del necessario. Se io ho un capitale di 100.000 euro, facciamo un esempio, e compro 80.000 euro di terreno perché mi hanno detto che ci vogliono tutti questi ettari, e dopo solo 20.000 euro per far partire il progetto, era molto meglio, cosa che ho fatto con tantissimi clienti e che ho fatto io stesso, ok, partire con 1.000 metri quadri o con 2.000 metri quadri o con 5.000 metri quadri o con un ettaro e basta, ok? Ma vanno benissimo anche le cifre che ho detto prima, senza arrivare all'ettaro per forza, dipende chiaramente dai progetti. Può partire con quello, si fa crescere quello e poi si investe l'altro capitale su altri terreni. Perché? Perché se io di quei 100.000 li ho investiti 10 e ho un range di 90.000 per far crescere l'attività, perché non lo sapete che dovrete utilizzare il marketing e dovrete pubblicizzarvi per vendere i vostri prodotti e pensate che sia gratis la pubblicità? Ah, o c'avete il cugino che fa il marketing, oppure avete letto la parola funnel per sbaglio e quindi pensate di saper fare il marketing. No, bisogna un attimino che capisca come funziona sta cosa, perché c'è un egocentrismo in questa faccenda che è tremendo. Persone super etiche che vogliono avviare progetti di sostenibilità incredibili e poi sono talmente egocentriche che dicono: no, ma io tanto guardo i video su YouTube, c'è poi un sacco di roba, i blog, io lo so, ho fatto il corsettino da 40 euro, sono andato lì, erano tutti gentili, carini, simpatici, siamo stati bene, poi si è detto, insomma, vendere è un po' difficile, poi la gente non capisce, però dai, ora passo dopo passo, dai, regà, come si dice dalle nostre parti, non si fa impresa in questo modo, non si crea niente in questo modo, si fanno le chiacchierine per essere dolcini, non lo so, per fare le cose, ma non si attiva nessuna attività, non c'è, non funziona. Prendete YouTube come una televisione, benissimo, la nuova televisione, la televisione del nuovo secolo, chiamatela come vi pare, benissimo, bellissimo, c'è un sacco di contenuti fantastici su YouTube e su internet, ma se voi pensate di costruire un'attività che vi permetterà di vivere felici guardando i sorrisetti su YouTube, regà, io non so come farvi capire questa roba, ma è veramente problematica, bisogna veramente che si comprenda, perché va benissimo, prendeteci tutti gli spunti del mondo da internet, ma non è la formazione, non è in quel modo, è un contorno alla formazione fare ricerca su internet e queste cose qua, non è la formazione, non è farsi affiancare da qualcuno che ha già fatto quello che voi volete fare, che vi dice esattamente che cosa ha sbagliato e che cosa funziona veramente in quel settore, da persone che hanno affiancato altre migliaia di persone, hanno visto cosa funziona e cosa non funziona, perché già è difficile in questo modo se non si fa azione costantemente. Quindi immaginati quanto è difficile
difficile se lo si fa con i consigliettini a destra e a sinistra, da quello che dice al bar, quello che dice su internet, da quello che fa l'agricoltore, è povero in canna, vive con i sussidi statali, però mi ha detto che si fa così questa cosa. Ma voi volete fare i campi di lavanda incredibili con i consiglietti presi su internet, perché vi immaginate tutta sta gente che passeggia nei vostri campi di lavanda, ma non sapete né come portarcela, né come si gestisce, né quello che succederà, né se il prodotto è di qualità, e non sapete neanche come differenziarlo dalla concorrenza, perché ce ne sono altri migliaia di campi di lavanda. Come si fa a avviare attività che funzionano in questo modo? E quella più assurda veramente è partire dicendo: ma prima compro il terreno, poi vediamo. Ma no, ma anche il terreno va preso in relazione a quello che vogliamo fare, a meno che non ho il budget infinito, ma che mi frega? C'ho milioni, c'ho miliardi, compro un ettaro in più, un ettaro in meno, che mi interessa, ci metto lì una coltivazione, un po' di gente a lavorare, anche se mi rende un euro passivo al giorno, mi va bene, ma che mi interessa? Ma è un altro lavoro, ma che cosa significa con quello che volete costruire voi? Ma non è quello. Non siete nella condizione che avete miliardi da buttare a casa, dovete capire, potete avere tutti i soldi del mondo nel senso, ma non sarete nella situazione di Bill Gates, io ve lo devo dire, perché non è quello. Dovete fare un progetto che abbia un senso. È assurdo comprare un terreno perché ci abbiamo sto sogno bellissimo, che va bene, bravissimi, abbiate questo sogno bellissimo in mente, ma non si realizzerà perché ci avete il terreno con la vista. Non funziona, ma è come dire che allora tutto ciò che è più bello funziona meglio, oppure basta averci l'obiettivo etico e tutto funziona. Ma l'avete visto in che mondo viviamo oppure no? Ma lo vedete o no che non è che funzionano le cose giuste e le cose sbagliate? Chi è che dice che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Basta, no? Basta questa roba assurda. Io voglio bene a tutti e se sto facendo questo video contro la voglia, perché veramente non ho voglia di parlare di questi argomenti perché mi ci arrabbio, ok? È per aiutarvi. Vi faccio degli esempi pratici di alcuni nostri clienti. Annalisa e Rosy, per esempio, sono due ragazze che ormai nel 2019 praticamente si affidarono alle nostre competenze, hanno avviato la loro azienda agricola e oggi vivono grazie a quella, coltivando piccoli frutti, zafferano, degli orti bellissimi, e vivono in questa bellissima, in questo bellissimo casale, hanno fatto il loro laboratorio, insomma, bellissima attività da loro, fantastica, hanno lasciato anche video testimonianze e tutto quanto. Il problema è che loro, quando ci hanno contattato, prima, 7 anni prima di contattarci, avevano fatto l'errore di prendere questo terreno, spendere roba come 20-30 mila euro, non lo so, non mi ricordo nello specifico, ma tante migliaia di euro, per farsi costruire questo piccolo frutteto con scavatori, distruzione totale di questo terreno praticamente, per poi, la frase che mi dissero loro era: guardavo dalla finestra il piccolo frutteto che stava decadendo e che non aveva mai prodotto niente praticamente, e mi veniva da piangere. E quando mi ha detto questo ho riflettuto di quante persone fanno questa tipologia di errori, e loro poverine, noi non esistevamo 7 anni prima, quindi nel 2012, con la nostra società di formazione, quindi non c'era nessuno ai quali si potevano rivolgere che avevano l'esperienza che abbiamo noi oggi, e quindi hanno fatto l'errore. Oggi non c'è più questa scusa, però oggi non c'è più questa scusa, e hanno fatto questo grandissimo errore. Poi sono state brave, che comunque, anche se avevano praticamente abbandonato il sogno, si erano messe a lavorare a un bar eccetera eccetera, però poi vedendoci su internet si sono ripartite, hanno deciso di ripartire, di rimettersi in gioco, e insieme abbiamo costruito quello che poi oggi è la loro realtà. Questo mi fa molto piacere e sono contentissimo, ma non è da tutti poi riprendersi dopo 7 anni di sconforto e migliaia di euro buttati nel cesso. Altri esempi, un altro ragazzo, questo pugliese, Domenico, quando ci contattò la prima volta c'ero ancora io che parlavo al telefono con i potenziali clienti, e mi disse che stava per fare un bando finanziato al 50%, tutte queste cose strane, insomma, fatto sta che doveva prendere tipo 150.000 euro di mutuo per poter fare questo bando, perché ovviamente i bandi danno dei vincoli, anche questo non lo sanno, prima faccio il bando poi mi formo, no, è per fare il bando che devi formare, perché devi capire se ha senso, se non ha senso, perché poi ci sono dei vincoli che non ti dicono, perché quelli delle associazioni devono fare la pratica, il loro obiettivo è quello e basta, mentre
Il nostro come società di formazione è quello di venderti corsi, di venderti consulenze per farti ottenere risultati, perché così tu parli bene di noi, abbiamo centinaia di video testimonianze più tre centinaia, come si dice, di testimonianze scritte di persone che hanno raggiunto risultati, perché grazie a questi che noi cresciamo. Quindi il nostro interesse è far ottenere risultati alle persone, non fargli la pratica. Capisci intanto qual è la differenza? Di chi bisognerebbe fidarsi di più? Vabbè, anche questa è una cosa assurda che non mi spiego, ne l'approfondiremo in altri video. Tornando a noi, stava per prendere un mutuo assurdo, inutile, che non aveva nessun senso. Io glielo dissi, lui si fidò, comprò i corsi, lo seguimmo. Oggi ha la sua azienda, il suo bellissimo nome, vende a ristoranti, vende in posti bellissimi, vende a privati, ha costruito diverse tipologie di prodotti, da topinambur, dagli ortaggi, dallo zafferano, alle mandorle, ha fatto dei prodotti bellissimi e ha un'attività in crescita molto molto bella, che gli dà la soddisfazione che stava cercando e che vuole far crescere ancora di più, giustamente. Altro esempio, questo è un ragazzo di cui non faccio nome perché non si è mai rivelato, abbiamo degli studenti occulti anche noi ovviamente, ed è giusto anche che sia così in alcuni casi, no? Se uno non vuole farsi vedere pubblicamente può tranquillamente non farsi vedere pubblicamente, noi ci teniamo a rispettare la privacy di chiunque. In ogni caso questo ragazzo aveva acquistato 55.000 euro di terreno praticamente per avviare, lui voleva fare la coltivazione di piccoli frutti e altre erbe aromatiche, che non, e poi quel terreno non andava assolutamente bene per quelle attività. Dovevamo completamente stravolgere il terreno per renderlo funzionale alle attività che voleva fare lui, e non aveva nessun tipo di senso. Quindi si è fatto poi seguire da noi dopo aver fatto l'errore, perché è rimasto così con questi 55.000 euro di terreno che non gli fruttavano niente, e abbiamo dovuto insieme risviluppare un progetto completamente da zero. Nel nostro caso lì abbiamo fatto con dei pollai per poi far prendere fertilità a quei terreni che avevano l'1,2% di fertilità, ma gli era stato venduto come vedi bello questo terreno perché è tutto bello lavorato, in realtà faceva schifo dal punto di vista di fertilità, e abbiamo dovuto risolvere la questione in questo modo, e ci sono voluti 2 anni, quando in realtà poteva aver non perso 55.000 euro e aver investito molto meno in terreni, perché gli serviva molto meno per quella che era la sua idea iniziale. Poi adesso stiamo facendo crescere, e soprattutto non aver perso 2 anni di tempo, che mi sembra una cosa anche migliore. Che cosa dici? Altro esempio, qui marito e moglie avevano acquistato un casale praticamente con degli alberi da frutto che non producevano, in questo caso ciliegi, che non producevano, non hanno mai prodotto abbastanza, perché ci sono delle problematiche su quella zona e su quegli alberi che sono difficili da risolvere, perché erano degli alberi già grandi, quando in realtà avevano messo tutto il loro progetto era incentrato su queste ciliegie che non hanno mai prodotto praticamente. Allora insieme che cosa abbiamo fatto? Stiamo cercando di recuperare quel ciliegeto, ma più che altro abbiamo dato importanza ad altre attività, nel loro caso agriturismo e ortaggi. Abbiamo attivato quella parte, lo scorso anno hanno ottenuto dei grandissimi risultati nella vendita di prodotti e servizi agricoli, che sono agriturismo, bread and breakfast e ortaggi e prodotti trasformati degli ortaggi. Abbiamo fatto una transizione per lavorare su quello, mentre il loro focus era cercare di lavorare su questi ciliegi, ma non hanno mai reso e si stavano continuamente indebitando di più. Abbiamo lavorato anche sul debito e piano piano spero chiaramente che ne usciranno completamente, ma sono degli errori che non vanno assolutamente commessi, perché poi uscirne è molto faticoso e si rischia nel tempo di perdere anche la voglia di volerlo fare, di vabbè rivendo tutto, cerco di risanarmi il debito, continuo a lavorare come ho sempre fatto e festa finita, perché chiaramente poi viene in mente quella roba lì, perché poi non è che se ne esce in un giorno, ci vogliono anni e anni di lavoro costante, di andare oltre la frustrazione. E questi sono 4 esempi, i primi che mi sono venuti in mente, ma te ne potrei fare veramente tanti di persone che abbiamo risollevato da truffe che si sono fatti fare, perché ancora se vi fidate che qualcuno vi ritira il prodotto, cambiate mestiere, lasciate fate i parrucchieri, ok? Meglio, via, un'altra cosa, i panai, non lo so, un'altra cosa, lasciate perdere se pensate che qualcuno vi ritira il prodotto, ok? Non esiste, non c'è in agricoltura chi vi ritira il prodotto e quindi voi guadagnate. Dovete fare dipendenti per fare quel
Anche qui io veramente dovrei far capire questa cosa, perché se voi volete avviare un'attività dove c'è la sicurezza che qualcuno vi compra il prodotto, ok, volete fare i dipendenti ma sentendovi imprenditori, ma voi vi rendete conto che cercate la roba che non esiste? Voi vi rendete conto quando fate questi ragionamenti? Lo capite quanto non sono logici? Per favore, capiamo queste cose. Poi, visto che ho citato il discorso agronomi, eccetera, io voglio bene a tutti, per l'amor di Dio, non ce l'ho con la categoria, però bisogna assolutamente che comprendiamo delle cose. Allora, punto numero uno, un agronomo oppure chi sta negli uffici a farvi le pratiche, eccetera, eccetera, non sono persone che hanno aziende agricole, non sono persone che vi possono dire che cosa dovete fare con la vostra azienda. Eppure vi vorranno dare consigli, perché poi voi ve li chiedete, perché voi non andate da chi fa quella roba di mestiere, voi andate da quelli per prendere il consiglino, ma non funziona in questo modo. E nella mente dell'agronomo, intanto, dovete sapere una cosa che c'è, soprattutto in quelli che non ci capiscono niente, purtroppo sono tantissimi, cioè, vabbè, ma chi se ne frega com'è il terreno, tanto non bisogna concimare. Bene, e quindi il tuo prodotto ipersostenibile? Ah, ma tanto è concime bio, scusa, non ci ripensavo, poi c'è l'hashtag agricoltura naturale, è vero, quindi... No, potrebbe andare, basta, su, non va bene, ma se concimi a manetta, ma che cosa può andare bene? Non va bene assolutamente niente, non va bene. Il tuo prodotto di qualità che si differenzia dalla concorrenza perché tu sei etico, dove è andato? Che hai usato il concime bio, anche quell'altro usano il concime bio. Lo capisci o no che lo usano tutti? Il concime non è un problema del concime bio o del non concime bio. È il problema che devi fare le cose in maniera diversa, devi saperti vendere nella maniera corretta e non dare retta all'agronomo che ti dà i consigli su come si fanno le cose. Lascia perdere, lui devi prenderlo per quello che è, per avere dei consigli sul terreno, eccetera, eccetera. C'è bisogno di cose specifiche su quella roba. Non si può andare da uno che mi fa tutte le cose senza che lui l'abbia fatta in primis. Poi oggi purtroppo gli agronomi si stanno ritrovando, cavolo, a essere burocrati senza che gli abbiano spiegato come funziona la burocrazia, che è assurdo. E alcuni poverini sono in una situazione drammatica da questo punto di vista, perché devono fare le pratiche burocratiche, non occuparsi della fertilità dei terreni e del capire come funzionano veramente i terreni. Molti sono rimasti a come si lavorava 60 anni fa, che 80 anni fa anche meglio, ok, alcune cose lasciamo perdere, però a come si lavorava, come si lavora negli ultimi 60 anni, che è stato tutto un andare verso un'agricoltura industrializzata dove concimi, trattori giganti, lavorare il terreno, renderlo nudo, coltivazione, monocultura, spariamoci concime, quel che cresce cresce. Attenzione, ripeto, ve l'ho detto prima, non è che allora mettete la faccia matura e avete fatto l'agricoltura naturale, perché anche lì bisogna un attimino, oppure con sta moda del ma tanto mica bisogna far niente nell'agricoltura naturale, bisogna lasciar fare la natura, sì, tutto bello e anche giusto, ma bisogna sapere quello che fa la natura. Per esempio, bisogna sapere che in natura non si fresa, per esempio. E allora come faccio però a lavorare grandi ettari di terreno se non lavoro a macchina? Ecco che quindi bisogna lavorare con la macchina. Allora come faccio a lasciar fare la natura? Ecco che bisogna sapere parecchio come bisogna agire noi esseri umani nell'ecosistema agricolo per renderlo un ecosistema che vada avanti da solo. Non è così semplice e banale, o basta fare la bullatura e la pacciamatura abbiamo fatto l'agricoltura naturale. Poi intanto dopo ti spiegherò anche alcuni rischi a cui va incontro, che devi fare molta attenzione, e altri esempi importanti. Se vuoi iscriviti intanto al canale, queste robe qua, che qui ci sono contenuti perlomeno che ti fanno capire la realtà dei fatti e di come funziona il settore agricolo, la coltivazione, l'autosufficienza e via dicendo. Cerchiamo di capire alcuni rischi quindi connessi all'avviare un'attività senza formazione, a comprare migliaia e migliaia di euro in terreni agricoli senza formazione, a provare, poi vediamo se si vende, vediamo se funziona, si sa che cosa si vende da solo, è una forma impersonale, lasciamo perdere anche qui l'italiano, ovviamente utilizzato sempre un po' così senza capirne il significato, ma va bene. Le persone vedono se si vende, poi allora se è facciamo l'attività, oppure ma prima compro il terreno così ce l'ho, poi vediamo, hai comprato, è come se c'è un neopatentato, guarda mi è venuto un esempio stupido ma mi fa capire, un neopatentato, prima compro la macchina, poi vediamo come si guida. Hai preso una macchina che magari neanche puoi guidare a 18 anni, come si fa a guidare una macchina? Questo è un esempio incredibilmente stupido, ma è la stessa cosa. Compro un terreno, poi vedi. Ma che?
non è che sono tutti uguali i terreni, cioè non è che funzionano tutti nello stesso modo, ma non è che quindi se l'agricoltore o il cugino, amico, agronomo, internet, blog, il vigliettino erano carini quelli nel video, quindi sicuramente dicono le cose sensate. No, non funziona mica così, e quindi dovevo prendere questa quantità di terreno, vedrai, c'era scritto, e quindi che significa che c'era scritto? C'era scritto uno che doveva fare il blog perché lo doveva fare, punto e basta, ma no perché dice che magari me lo guarda qualcuno che poi ci investe decine di migliaia di euro e fa le cose. Quando c'è scritto poi ogni situazione specifica per voi, guardatevela da voi, apposta abbiamo fatto l'articolo di blog, ragazzi, tutto bello, prendeteli come spunti, come dicevo prima, basta con quella roba lì. E dicevo, alcuni rischi. Principale fra tutti chiaramente è che la coltivazione non dà frutti. Perché? Perché voi avete considerato un terreno uguale a tutti gli altri. Ah no, ma c'è l'agronomo, ha fatto l'analisi del terreno. Ah, allora possiamo andare tranquilli che la vostra coltivazione funzionerà al 100%. Ma basta con questa cosa. Basta. Qual è l'ecosistema della vostra azienda? Come si renderà? Come starà in piedi la vostra azienda? A chi venderete il vostro prodotto, per esempio? Quindi la coltivazione non dà frutti, niente clienti, perché non sapete come attrarre clienti e come fidelizzarli nel tempo, perché no, il lì dietro a quella cosa c'è del marketing, quindi attenzione, tutti, c'è in tutte le cose c'è il marketing, in tutto ciò che acquistate, anche nell'agronomo che vi dice come fare la cosa, utilizza del marketing, fatto male, ok? Ma utilizzare il marketing, voi per vendere i vostri prodotti dovrete utilizzare marketing, incredibile, attenzione, la rivelazione lo dovrete utilizzare, allora non siete etici perché utilizzate il marketing? No, non è così, non è che il marketing è il male, il marketing fa niente se lo utilizza, se non lo, nessuno lo utilizza, il marketing fa male se viene utilizzato per manipolare le persone a fare un'azione sbagliata. O semplicemente al nostro bene e basta senza che sia veramente un prodotto di qualità. Ma se voi volete vendere un prodotto di qualità, utilizzate il marketing. Bene, utilizzatelo di più delle merde che vendono le cose in giro schifose, per esempio. Meglio, no? Non che fate finti etici. Sta finta etica, sta finta morale, bisogna dire cose come stanno. Poi, questi due ne abbiamo già parlato, terreno non idoneo a quello che volevi coltivare e poi nessun budget per investire su quello che verrà dopo perché non lo sai e non te ne rendi conto. Poi, comprare macchinari completamente inutili, quindi avere lì dei macchinari che vanno in ammortamento, ma poi tanto noi non, l'ammortamento non si considera, vedrai, e quindi tutto a posto così, ma in realtà lo devi considerare, c'è macchinari lì inutili che non ti servono a niente, quei soldi potevano essere investiti molto meglio. Ti ritrovi a dare concimi a tutto spiano, come dicevamo prima, perché tanto sono naturali, perché se no non ti viene su niente, e tanto a posto così, e poi finito i soldi. Quindi andate a comprare il vostro terreno perché avete il vostro bellissimo sogno, giustissimo anche avercelo, bravissimi, e continuate ad avercelo, ma fate attenzione che non basta il sogno, ok? Comprate il vostro terreno, avete il vostro bellissimo sogno e vi ritrovate a lavorare come le bestie dalla mattina alla sera senza tregua, perché se no non riuscite neanche a far pari e tutte le cose che avete da fare di qua e di là, eccetera, eccetera, portare avanti l'otto lavori e cose, e poi ormai il terreno ce l'ho, che faccio, l'abbandono, e poi un casino, e quindi vi ritrovate a lavorare dalla mattina alla sera. Vi ritrovate a svendere completamente il vostro prodotto e di conseguenza a svendere il vostro lavoro, perché non avete idea di come si vende, non avete tempo per vendere. Anche questo quando mi sento dire non ho tempo per pubblicizzarmi, e allora diminuisci le cose, perché non è che puoi continuare a lavorare per la gloria e basta se non hai il tempo di pubblicizzare quello che vendi. C'è un errore di impostazione nell'azienda, non è normale non avere tempo per pubblicizzarsi, capito? Perché è una parte parecchio importante di un'attività. E anche questa, ragazzi, dover spiegare questa roba qualche volta mi sembra di scherzare, però è così, la gente non lo capisce che dobbiamo fare, e ci sono poi le persone che fanno errori, io sono qui a aiutarle, benissimo, vedi come mi ricordo le cose che mi smuovono, capito, per poter continuare a registrare, se no faccio veramente fatica. E quindi vi ritrovate a svendere completamente il vostro lavoro, e quei quattro gatti di clienti che vi ritrovate vi rompono anche le balle, vi fanno la garanzia, e vi fanno questo, e vi dicono che non andava bene, e vi dicono che la prossima volta dovete, e poi non comprano più, e poi vanno da quell'altro, e poi vi chiedono lo sconto, e poi avete quindi una serie di problemi con un mutuo incredibile sopra le spalle, o il vostro capitale completamente finito, dei rimpianti incredibili per non aver prima capito come funzionano le cose veramente, e poi oltretutto quindi vi siete ritrovati senza un soldo, perché chiaramente non essendovi neanche formati sulla gestione delle vostre finanze non li avete amministrati correttamente, avete fatto acquisti sbagliati.
Quindi vi ritroverete a rendervi conto che avete completamente defertilizzato i vostri terreni perché non conoscevate le vere pratiche agricole, quelle naturali che permettono ai terreni di rifertilizzarsi, ma avete fresato e arato perché tanto su YouTube mi dicono che va bene se non posso utilizzare lo strumento giusto, no? Oppure tanto loro lo fanno, quindi lo sapranno, no? E oltretutto poi vi ritrovate anche a scoraggiare persone che vogliono avviare un'attività agricola perché siccome voi avete fallito, state lavorando come cani, avete bruciato tutto il vostro capitale, vi ritrovate a dire a dei giovani potenziali imprenditori agricoli che vogliono attivare il loro grandissimo progetto di non farlo perché non rende, perché è faticoso e perché è un gran casino. E arriverete alla fine, se tutto va bene, a svendere il vostro terreno a una multinazionale che ve lo compra con 4 spicci. E il vostro bellissimo sogno etico, pieno di umiltà e di senso d'onore, nascosto però da un ego che non siete in grado di vedere, è andato a farsi friggere. Ecco quindi perché vi dico di non comprare terreni agricoli se dovete farlo con questa mentalità, perché non arriverete da nessuna parte e vi troverete a scoraggiare altre persone che invece vogliono fare la scelta giusta e vogliono fare seguendo i passi corretti. Qui sotto in descrizione trovi dei link se vuoi approfondire le conoscenze, quelle reali, di come funziona questo settore. Io spero veramente, soprattutto se hai fatto l'errore o comunque non hai pensato al tutto, tranquillo, tranquilla, perché in qualche modo lo possiamo risolvere se ti fai seguire dalla nostra azienda di formazione. Abbiamo fatto per tanti altri e il modo lo possiamo trovare. Se invece sei una persona che sta partendo da zero e sta valutando l'acquisto prima, fidati di me. Noi lo facciamo veramente per il vostro bene, cioè non so se è chiaro, allora se siete gente che deve rompere o che si crede tanto intelligente, vai, fate, cioè seguite la vostra strada. Io, guarda, io non voglio che mi seguiate se siete quel tipo di persona, non mi interessa il like, non mi interessa che compriate da me, io sto benissimo lo stesso, che è a posto così, via, ve lo dico serenamente, non voglio il bene di tutti, non voglio piacere a tutti, non mi interessa, ok? Voglio far ottenere risultati a quelle persone serie che vogliono ottenerli veramente, ok? Quindi se sei una di quelle persone, lascia perdere, via, tranquillo, vai, formati su YouTube che vedrai che avrai grandissimo successo, te lo auguro, fai quello che vuoi, a posto. Se sei una persona seria, spero che, soprattutto se parti da zero, questo video ti abbia dato la scossa, la motivazione per capire che è possibile raggiungere degli obiettivi fantastici in questo settore, ma che prima viene la conoscenza, prima viene la formazione, prima viene farsi seguire anche per acquistare il giusto terreno, per capire se quello che stai acquistando va bene. Noi diamo la possibilità di mandarci video, foto, insegniamo a fare l'analisi per mandarci l'analisi quelle che servono veramente per valutare l'acquisto o il non acquisto di un terreno. Aiutiamo le persone a capire se ha senso acquistarlo o prenderlo in affitto in base al progetto e via dicendo. Quindi seguiamo a tutto tondo la faccenda perché sappiamo perfettamente come funziona. Quindi sono stato molto duro, molto diretto in questo video, ma ti assicuro che in realtà ho tenuto a freno i miei nervi, ok? Sono stato molto più gentile di quello che sarei potuto essere. Ma se sono stato duro è veramente per il tuo bene. Spero che questo video ti sia piaciuto, se no fa niente, ti voglio bene lo stesso, ci vediamo nel prossimo.